A pochi metri da Porta Pinciana, ma lontani da occhi indiscreti, anche Villa Borghese nella capitale diventa dimora temporanea per i clochard, sgomberati dopo poche notti di soggiorno dalla polizia di Roma Capitale, con l'aiuto di Ama. Per il comando del secondo gruppo Parioli della polizia locale, il fenomeno è ciclico e non isolato e l'intervento delle forze dell'ordine è eccezionale. Qui, ammettono gli operatori, dovrebbero intervenire i servizi sociali. Infatti, senza intervento, la fragilità dei senzatetto rischia di diventare l'ennesima questione irrisolta del cuore verde della capitale. L'eccellenza storica, culturale ed ecologica di Villa Borghese è infatti minacciata da una manutenzione sempre più carente, da ultimo interi tronchi e rami caduti sottoposti a sequestro da parte della Procura di Roma. E mentre si indaga per disastro colposo a più di un mese dalla caduta, i rami rimangono lì dove sono. Per la cura del parco continuano a cambiare le competenze, con il personale della villa ridotto quasi a zero, denuncia su Facebook l'associazione Amici di Villa Borghese. E tra muretti crollati e alberi segnalati per l'abbattimento, Villa Borghese rimane comunque una meta immancabile per i turisti. È veramente bellissimo questo posto. È meraviglioso, molto ben tenuto, forse i cartelli potrebbero essere più puliti.